successo una cosa che qua a Porticello non è mai successa, capito? Quindi ormai, come si dice, la natura è imprevedibile. Una festa in barca, le luci accese fino all'alba, doveva essere una normale sera d'estate che però si è trasformata in tragedia. Succedeva qualche oretta prima che c'era il lungomare, era pieno di persone, si trovava pure mia figlia verso le 2:15. Poi è venuta la burrasca, è salita. Se c'era il mercato ittico ad aprire in quell'orario, morivano molta gente. Intorno alle 5 del mattino, una tromba d'aria si è abbattuta su un'imbarcazione di 50 metri che si trovava in rada a Porticello, vicino Palermo. Lo yacht a vela, con a bordo 22 persone, tutte di nazionalità straniera, non ha avuto scampo, sorpreso dalla tempesta. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono riusciti a salvare 15 persone, tra cui una bambina. Recuperato in queste ore, vicino lo scafo, il corpo di un uomo senza vita. Altri 6 sono ancora dispersi, tra cui il cuoco, l'unico componente dell'equipaggio che non è immediatamente riuscito a salvarsi. Battente bandiera del Regno Unito, il Basin è un'elegante barca a vela di 56 metri dal peso di 473 tonnellate, arrivata a Porticello dopo una sosta a Milazzo e un passaggio davanti Cefalù. L'imbarcazione vanta l'albero maestro in alluminio più grande del mondo e proprio su quello la tempesta si sarebbe abbattuta, provocando uno sbilanciamento di tutta la struttura. Le ricerche dei sommozzatori sono in corso, si ispeziona lo scafo, ora a 49 metri di profondità per trovare i dispersi. Diversi danni della tromba d'aria in tutta la zona, sia al molo che nelle abitazioni vicine.